Masha gioca a fare la mamma. Forza Alexander, mangia la pappa. Ah. Sai mamma, ogni tanto piacerebbe anche a me fare da mammina Alexander. Dagli la pappa, cambiarlo. Non so Masha, è una grossa responsabilità. Dai, dammi una possibilità, sono grande ormai. Ehi, guardate Alexander, che buffo. Oh no, Alexander, non si gioca con la pappa. Guarda qui che disastro. Adesso dovrò farti il bagnetto. Glielo faccio io. Non so io. Dai, ti prego. Io le farò da assistente. Va bene, ma state attente. Hai visto? Anche Alexander ne è felice. Allora, il tuo biberon di latte lo mettiamo qui. Pappa. Ma dove sono shampoo e bagno schiuma per bebè? Ah, eccoli lì. Ora li prendo. Ti aiuto. Tu prendi lo shampoo e io il bagno schiuma. Pappa. Ecco qui. Ehi, ma dove è finito Alexander? Pappa. Oh no, Alexander, ora sei ancora più sporco. Dai, vieni a fare il bagnetto. La tua vasca è pronta. Stai qui da bravo. Il biberon lo appoggiamo qua, ok? Diane, vieni ad asciugare il latte che ha rovesciato Alexander. Arrivo. Asciuga bene. Pa, pa. Ecco, tutto a posto. Oh no, Alexander! Hai rovesciato il latte nella vasca! Che disastro! Buttiamo via l'acqua sporca e riempiamo con acqua pulita. Ecco, la vasca è pronta! Oh no, che hai fatto? Tutta la carta igienica nel water! Alexander, sei un monello! Ehi, tutto bene lì dentro? Sì, tutto a posto! Perfetto, allora arrivo dopo. Alex, tu stai lì e lavati. E noi svuotiamo il water. Masha, qui è tutto ok. Anche Alex è tutto pulito e profumato. Ora fermo qui che svuotiamo la vasca. Ehi Alex, fermo! Quella non è pappa! È schiuma da... barba. Masha, sporca. Già, ora sei tu quella che ha bisogno di un bagnetto. Già. Masha, dottoressa. Uffa, che noia. Non so più a cosa giocare. Ormai abbiamo esaurito tutti i giochi che abbiamo in casa. Macchinine! No, Alex, basta con le macchinine. Abbiamo giocato abbastanza. Ehi, bambine, che succede? Siamo annoiate. Abbiamo già usato tutti i nostri giochi e vorremmo una cosa nuova. Beh, cominciate a usare la fantasia, no? Cioè? Beh, potreste far finta di essere in un altro posto e fare un lavoro, tipo... essere cuoca in un ristorante. Usare la fantasia salva sempre dalla noia. Questa è una bella idea. Ma al ristorante abbiamo giocato prima. Già. Alexander, sei ammalato? Ehi, mi è venuta un'idea. Giocheremo all'ospedale. Sì! Signora, cos'ha? Ai. Ok, allora, per prima cosa compilerò la scheda. Come si chiama? Sono Luigina. Ok, signora Luigina. Femmina. Prego, si sieda sul lettino. Ora le ascolterò il cuore. Thank you.
il cuore va bene. Adesso tocca alla pressione. 65. Un po' altina. Misuriamo la febbre. Un po' di pazienza. Oh mamma, 38,5? È altina! Allora, finisco di compilare la scheda. Temperatura 38,5. Dolore forte. Vediamo i sintomi. Ferita? No. Febbre sì, mal di denti no, mal di pancia sì. Pensiamo. Per prima cosa ti darò una medicina in pillole. Eccola qua. Ok. E ora una medicina con la siringa. Oh no, la puntura! Non si preoccupi, farò prestissimo. Ecco fatto. Prendo un bel cerottino. Ora si riposi, tornerò più tardi. Allora, come va? Mi sento molto meglio. Misuriamo la temperatura. Bene, la febbre è scesa. Ora le do la carta per tornare a casa. Grazie, dottoressa. Avanti il prossimo. Mi dica, cos'ha? Niente. Ehi, ma Alexander, vieni qui. Guarda che la siringa è finta. Masha la gelataia. Ehi cugine, che ne dici di festeggiare le vacanze estive con un bel gelato? Bella idea! Anzi, meglio, ce lo facciamo noi. E come? Sì, non lo sapete? Il gelato si può fare anche in casa e senza gelatiera. Wow! Bastano solo due ingredienti: la panna fresca e il latte condensato, che si trovano al supermercato. È davvero così semplice? Sì, basta prendere la panna fresca e versarla in una ciotola. Ora uniamo il latte condensato e sbattiamo con una frusta. E se qualcuno vuole fare gusti diversi? Basta aggiungere gli ingredienti a questa base. Gocce di cioccolato se si vuole la stracciatella, pezzi di frutta, Nutella. Ora mettiamo tutto in una vaschetta e mettiamo in freezer per 4 ore. 4 ore, vai tantissimo! Beh, finché aspettiamo potremo giocare al gelataie. Bella idea! Gelato! Gelato per tutti! Novità del giorno, gelato alla fragola e al mirtillo! Ho sentito gelato! Corro subito! Buongiorno! Vorrei un cono alla fragola e al mirtillo! Perfetto, lo preparo subito. Uno alla fragola. Yay! E uno al mirtillo. Yeah! Ecco qua. Grazie mille, ciao. Gelato, gelato per tutti. Ehi Alex, hai sentito? Dai, andiamo a prenderci un gelato. Sì! Ciao, vorremmo due coppette gelato. A quali gusti? Io voglio la panna e io alla fragola. Ok, li preparo. Panna fatta e ora fragola. Ecco a voi, buona giornata. Ciao. K.
Caspita, ho finito la fragola. È andata a ruba. La 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 la. Ops! Oh no, il mio gelato! Cavoli, che guaio! Ora dovrò andare a prenderne un altro. Scusi, mi può rifare un altro cono di fragola e mirtillo? Oh, mi dispiace, ma la fragola l'ho finita. Ok, allora solo mirtillo. Questo gelato è buono, ma dopo un po' la fragola stanca. Ehi, Dassa, anche tu col gelato? Sì, ma solo al mirtillo. La fragola era finita. Io invece ho solo la fragola, ma mi sono un po' stancata. Ho un'idea! Ci stampiamo le palline, così avremo due gusti ciascuno. Wow, che idea super! Ehi cugine, il gelato è pronto! E vai! Guardate che cremoso! E allora, evviva il gelato!